poi sempre ce l'ho con gli addetti stampa e con la carta stampata, le televisioni, insomma, io non ce l'ho con nessuno, cerco di fare sempre comunque il mio lavoro e adesso le cose probabilmente non vanno come tutti vorrebbero, ma vorrei ricordare un po' a tutti che questa è la squadra che ha fatto settima in classifica l'anno scorso, io ho dato un gioco e adesso chiaramente abbiamo bisogno di innesti importanti. C'è ancora l'Europa League, rimaniamo uniti, insomma ho sentito polemiche di varie tipologie, insomma, sul fatto di 10 milioni di euro all'anno, il milione al mese, tutte queste cose, poi sono cose secondo me personali, poi sono state valutazioni della società, io avevo un budget, la società lo sapeva e quindi hanno scelto di affidarsi a me, ho detto il merito sul fatto che possa essere un grande allenatore, sì, no, sono valutazioni che poi si faranno col tempo. Io ho un contratto e voglio che i miei ragazzi rimangano uniti, concentrati sempre e comunque. Su Gagliardini non ho niente da dire, probabilmente avrà ciabattato la palla, ha preso una pietra, non lo so, e quindi poi la palla è schizzata contro la traversa. Se avessimo vinto non staremmo a parlare di questo, ma quindi non voglio parlare dei singoli, cerchiamo un attimino di fare quadrato, di fare gruppo e ci sono altri risultati, altre cose positive. Il tempo a venire, l'anno prossimo qualcuno dice che ho chiesto 9, 10 innesti, sono tutte cavolate, Zhang sa bene o male chi mi interessa, e soprattutto avere la possibilità nel breve tempo, insomma, di avere un mix di giocatori, sì, di una certa età, ma anche alcuni freschi, una mentalità vincente che si acquisisce col tempo, ma soprattutto uno zoccolo duro, uno zoccolo italiano. E quindi ripeto, da questo punto di vista, io credo che la società Marotta sappiano cosa ho in mente, cosa voglio creare. I nomi, è inutile dire sempre Kumbulla, Tonali, tutti questi nomi che stanno uscendo. Io poi penso che, ripeto, ho un buon rapporto con la società Marotta, compagni, e vediamo un attimo dove arriveremo. Poi chiaramente se non sarò capace e arriverà qualcun altro più bravo di me, dovremmo anche magari essere sportivi a toglierci il cappello, però poi voglio vedere quale allenatore viene qui in queste condizioni adesso. La squadra, ripeto, ha fatto settimo posto, a cercare di dargli un gioco, un'inventiva, una creatività, una coesione e tante altre piccole cose che insomma bisognano del tempo dovuto, ecco, soltanto questo.